Benvenuti, benvenuti in questo corso, in questo video corso, dove vedremo i primi approcci a quello che è il Black Flag Wing Chun. Oggi siamo qua, maestro Gianluca Giusta, siamo insieme al maestro Riccardo Di Vito, capo istruttore nazionale di questa disciplina, e vi diamo il benvenuto in quello che sarà il primo percorso d'avvicinamento al mondo del Black Flag Wing Chun. Il percorso si chiama Orientation Program ed è il percorso basico dove tutti i principianti, più esperti, meno esperti, devono partire per cominciare l'avvicinamento al nostro percorso. Il maestro Riccardo Di Vito ora ci spiegherà qual è la funzionalità e del perché è stato creato questo percorso di base, chiamiamolo così, e quali sono le grandi peculiarità e le grandi competenze che dà ad ogni praticante che comincia la sua avventura. Grazie di cuore, benvenuti anche da parte mia. Questa arte marziale tradizionale cinese aveva un problema sulla trasmissione appunto di questo tipo di disciplina per tutte le persone che si volevano avvicinare, perché per certi versi era molto dura da un certo punto di vista e dall'altra parte non c'era un curriculum di crescita. Quindi il nostro maestro ha iniziato a sistematizzare questo tipo di programma per renderlo tradizionale progressivo, cioè che significa che un praticante che inizia anche da zero o un praticante che viene da altre discipline ha modo progressivamente di entrare all'interno del sistema accompagnato, come si dice, mano nella mano, attraverso degli esercizi appunto di avvicinamento e sempre via via più complessi e complicati. Questo tipo di programma permette a un praticante di acquisire tutte le informazioni, tutta la formazione di base che riguarda sia i posizionamenti che utilizziamo, sia il gioco di gambe, tutte le tecniche di braccia, ovviamente quello che è possibile e che rende un praticante non esperto ovviamente, però almeno che sappia fare nell'arco di 6 mesi o magari di 12 mesi quelli che sono le difese dagli attacchi più classici, quindi gli attacchi diretti, gli attacchi più circolari, insomma quello che si può sostanzialmente vedere nell'ambito anche della difesa personale, cioè quelli che sono gli attacchi più classici. Quindi il programma di orientation permette a sostanzialmente una persona nuova che inizia partendo da zero di acquisire queste competenze motorie, quindi di insegnare al corpo a muoversi, a reagire a un certo tipo di input che vengono dall'avversario, come prima cosa, aiuta le persone anche dal punto di vista, passatemi il termine, poco indicato in questa fase, ma per capirci, di fitness, quindi aiuta un po' le persone a entrare in forma o rientrare in forma perché c'è un bel lavoro strutturale, insomma, anche a livello fisico. Permette di entrare a far parte di una comunità di praticanti internazionale e quindi di conseguenza anche tutto il divertimento che c'è all'interno delle classi di pratica, perché insomma si conoscono un sacco di persone diverse, si fanno un sacco di esperienze di questo tipo e ovviamente aiuta la persona a stare meglio. Il meglio qui ci potete mettere qualsiasi cosa, meglio dal punto di vista mentale, perché ovviamente se tu hai delle competenze sei più sicuro, hai più autostima, quindi la postura stessa migliora, hai la possibilità di sperimentare, metterti alla prova, quindi di conseguenza sei anche più confidente, no? Hai più esperienza, quindi stai meglio, stai più tranquillo, cammini con più sicurezza, ti muovi in maniera più, come si dice, consapevole, quindi consapevolizzarti anche dal punto di vista corporeo, inizia a percepire anche la differenza tra una mano aperta e una mano chiusa, tutta una serie di esercizi che ti permettono di sentire proprio il tuo corpo che è vivo, che insomma veniamo anche da situazioni dove ormai la maggior parte dei lavori sono a tavolino davanti ai computer, quindi la postura dell'uomo sta cambiando, con i cellulari sempre in mano. Quindi diciamo che questo tipo di programma ti permette di ritornare dentro di te, ascoltarti, saperti muovere, consapevolizzarti dei movimenti appunto delle braccia e delle gambe e lavorare tanto sulla coordinazione motoria. Quindi sin dal principio vedrai tutta una serie di esercizi di braccia e di gambe e magari se è proprio la prima volta che frequenti un corso di questo tipo magari avrai qualche difficoltà dal punto di vista della coordinazione motoria, ma non ti preoccupare perché a livello progressivo inseriremo via via
sempre più come si dice, varianti, no? Per permetterti di acquisire competenze da questo punto di vista. La cosa molto importante è che nel programma di orientation non ci sarà combattimento, come si dice, proprio a livello di sparring, libero di tirarsi i pugni nella faccia, come diciamo sempre, ma è un tipo di lavoro che si fa per darti le distanze corrette per poterci arrivare e soprattutto la mentalità corretta per poi poter andare verso il lavoro libero. E soprattutto insistiamo parecchio sulla parte relativa alla difesa personale, perché insegniamo proprio la prossemica, cioè come si avvicina a un possibile avversario e come relazionarsi all'avversario stesso, cercando di non contrastarlo faccia a faccia, e quindi forza bruta contro forza bruta. Questo è un po' il concetto di base. Vogliamo anche spiegare il motivo per cui diamo molta importanza a questo programma, no? Quello che ci siamo resi conto nella nostra esperienza come artisti marziali provenienti anche da altre lineaggi, da altre tipologie di questo sistema, e vivendo come insegnanti le difficoltà del praticante, è che molto spesso si affretta di imparare le cose e si trascende un po' da quelle che sono poi le basi, i fondamentali, che poi rimangono comunque la cosa principale. Anche tante volte quando ci sono state fatte delle domande sul sistema stesso, tante persone si sono accorte che, per esempio, nei giochi di gambe che utilizziamo nel programma Orientation ci sono già le chiavi per sapersi muovere, esattamente come poi si ritroverà nel programma delle cinture nere, cosa che invece magari paragonata ad altre scuole, magari altri sistemi di lavoro, abbiamo visto che magari per utilizzare questo certo tipo di gioco di gambe passano magari 10 anni o 15 anni prima di poterlo almeno vedere, poi allenare non ne parliamo. Quindi il concetto nostro è che l'Orientation Program dia al praticante tutte quelle basi di movimento, per esempio, che si porterà avanti per tutta la vita, ma è proprio diciamo un lavoro basico, strutturale, ma senza il quale non si capisce poi tutta la parte successiva. Quindi quello che diciamo sempre è: con basi solide puoi costruirci sopra una casa, insomma, anche abbastanza velocemente, però il grosso del lavoro sono le fondamenta, e l'Orientation Program è proprio le fondamenta del nostro sistema, quindi che ti permette di acquisire tutte le competenze di base di braccia, di gambe e di gestione corporea, e anche ovviamente di relazione rispetto all'avversario. Questo è un po' il concetto. Vogliamo anche dire il motivo per cui, qualcosa hai accennato poco fa, ma il motivo per cui si dà in questa prima parte di programma così tanta enfasi a quella che è un po' la difesa personale. In parte, dicevo, l'hai già spiegata, però sono concetti che poi andando avanti nei programmi successivi vengono messi un po' in disparte, no? Quindi sicuramente uno dei motivi è che molta gente si avvicina a una qualsiasi arte marziale in realtà proprio col concetto della difesa personale. Ma perché nel Black Flag Wing Chun diamo così tanta importanza a questa parte? Ovviamente questo sistema tradizionale contiene già di per sé la parte di difesa personale. Che intendo per difesa personale? Qual è la differenza sostanziale rispetto ad altri tipi di pratiche? Noi non lavoriamo in un contesto sportivo, quindi non vedrai in questi video i guantoni, diciamo, per combattere l'avversario, per vincere una coppa o piuttosto del denaro o la fama. Quello che insegniamo è che all'interno della parte di difesa personale insegniamo proprio alla persona a capire quando ci potrebbe essere un'aggressione. Perché? Perché in realtà là fuori di aggressioni ce ne sono veramente di tantissimi tipi. Di natura psicologica sicuramente, di natura economica per alcuni versi, ma soprattutto di natura fisica. E ovviamente il nostro tipo di società sta prendendo una piega di un certo tipo di violenza. Certo, non parliamo di violenza anni 70, esco di casa e non so se rientro perché magari mi prendo due revolverate da qualche parte, ma qui parliamo di un tipo di violenza, non parliamo di quella sulle donne, perché sta... ormai penso che sia un po', basta aprire qualsiasi canale internet, qualsiasi sito di informazione per vedere quante situazioni di violenza ci sono, e quindi questo tipo di programma va a contrastare quel tipo di violenza di base, già insegnando al praticante ad accendere
come si dice, un po' la testa, no? Nel senso accendere la riflessione nel momento in cui c'è già una violenza verbale. Quindi noi andiamo a lavorare sulla de-escalation della violenza, quindi insegniamo subito al praticante a smorzare la fase di pre-combattimento e poi ovviamente ad andare a sistemare la situazione nel momento in cui invece l'aggressore dovreste andare a infastidire in maniera un po' più pesante o magari fare proprio un vero e proprio attacco. Il motivo per cui abbiamo insistito tantissimo nel programma Orientation sulla difesa personale è proprio perché è il primo pezzettino in cui si vede la parte pratica dell'arte marziale, che è un'area molto vasta perché comprende tantissimi argomenti, ma probabilmente è quella più diretta, quella più anche più tra virgolette più visibile, no? Nel senso, la prima cosa che uno ha come pensiero, cioè quando esco di casa devo stare tranquillo e sereno. Ecco, il percorso d'avvicinamento alla difesa personale che c'è all'interno dell'Orientation Program ti permette di acquisire quelle competenze che ti fanno accendere un po' le antenne, no? Ti fanno drizzare le antenne. Consapevolezza, no? Hai la consapevolezza di quello che sta succedendo intorno, della persona che magari si sta per avvicinare in maniera un po' strana, e cominci a vedere con occhio diverso se c'è un gruppetto di persone che magari in quel pezzo di strada stanno in mezzo alla strada in attesa di rompere le scatole, quindi insegniamo a passa dall'altra parte, o piuttosto no, le liti classiche da strada, se quello strilla, insulta, tu che fai? Insulti pure tu? E se quello scendi anche tu? Insomma, insegniamo proprio le cose di base per evitare veramente il più possibile la colluttazione, perché non sai mai come va a finire. Non solo, anche la consapevolezza comunque del proprio corpo, del posizionamento, dei propri limiti anche, no? Perché se una persona non è abituata quotidianamente, magari come spero sia, a subire aggressioni o a essere comunque vivere in un mondo violento, che magari è più dedicata a questa la parte che opera in quel settore lì, proprio a livello, certo, di lavoro, quindi la persona comune non ha proprio l'abitudine magari, quindi si trova in situazioni in cui non sa come comportarsi. Quello che facciamo nel programma Orientation nella parte del personale è dare anche questa consapevolezza di come mantenere le distanze, proteggere le parti più vulnerabili, avere una posizione corporea anche di vantaggio, tra virgolette, passatemi il termine, rispetto a un possibile aggressore. Questo è molto importante perché molte volte si confonde molto, no? La parte di esperienza, diciamo, di difesa personale, però buttata nel mondo paramilitare, o quando vedete magari qualche video, insomma, anche molto bello che c'è magari in rete, dove vedete tutta gente vestita da militare che utilizza tecniche militari in un ambito di difesa personale. Ovviamente questo non può essere il percorso che facciamo noi, perché noi presupponiamo sempre che dall'altra parte ci sia un civile, come siamo noi, come probabilmente sei anche tu, che magari ha bisogno di capire le basi di questo lavoro qua, e non va in giro armato con la mimetica, con le armi dappertutto, quindi questo sicuramente no. E neanche dall'altra parte il contesto sportivo, quindi sì, bello tutto quanto quello che si può studiare anche in altri ambiti, però l'ambito proprio specifico di difesa personale non ha la possibilità di, come si dice, di utilizzare guantoni piuttosto che caschi, piuttosto che i paradenti quando esci di casa. Quindi devi capire come sfruttare al meglio il tuo corpo per portarlo a casa in salute, e anche se dovesse mai succedere il momento poi specifico della colluttazione, devi capire che anche dove colpire, dove non colpire, come non farti male, come evitare anche il contatto con le parti sensibili, insomma tutta una serie di situazioni che insegniamo appunto all'interno dell'Orientation Program. Bene, arrivati a questo punto direi che possiamo dare anche qualche disclaimer sull'utilizzo di quello che sarà il materiale che poi sarà messo a disposizione, no? Ovviamente non vogliamo assolutamente far passare il messaggio che attraverso delle lezioni online, un videocorso, si possa imparare un'arte marziale. Questo vorrei che fosse per tutti i detrattori e ammiratori, simpatizzanti o meno, vorrei che fosse molto chiaro. Quello che conta è la pratica. Questo sarà sicuramente un supporto a tutti i praticanti, sarà un supporto a chi vuole avvicinarsi a questo mondo, a cui consigliamo ovviamente di trovare, magari utilizzando il materiale online che metteremo a disposizione, ma di trovare un partner di allenamento, perché insomma le arti marziali si fanno in due. Ovviamente c'è tutta una serie
di esercizi, di lavoro che può essere fatto da solo, ma poi il confronto anche collaborativo, che sia o meno, però ci vuole. L'altra cosa è non pensate, questi sono proprio i famosi disclaimer di inizio corso, no? Quello che farà la differenza non sarà il fatto che voi vediate questo video, questo corso, non sarà nemmeno il fatto che voi vi iscriviate a uno dei nostri corsi, ma sarà quanto poi praticherete quel materiale che vedrete, quanto lo testerete, come in qualunque altra area della vita, dico bene? Questa è proprio la differenza che diciamo sempre a tutti i praticanti. Se venite a un corso di gruppo normale, un corso intensivo, qualsiasi sia il tipo di allenamento che facciamo, non è mai quello che insegniamo lì per lì che farà la differenza, ma è cosa ci farai con quel materiale da quel momento in cui l'hai visto, l'hai studiato, l'hai capito, insomma, lì quando lo stai facendo, fino alla volta successiva che poi vedi quello, il pezzetto dopo. Quindi il consiglio è sempre quello che se tu vedi il video, te lo vedi magari 3, 4, 5, 6 volte, lo rivedi, lo rivedi, lo rivedi, e poi da lì in poi la differenza la farà quante volte praticherai ciò che ti è stato spiegato all'interno di quel video. Ci sono proprio degli esercizi, per esempio, di contatto che noi chiamiamo, vabbè, poi vedrete nel corso del video, il Ngiam-Gyo, la parte proprio di contatto fisico con le braccia, col compagno, con l'avversario, è quella parte lì. Presuppone che dall'altra parte ci sia un amico, un compagno, un partner, qualcuno che vi dà una mano a praticarlo, che vi dà dei feedback, delle sensazioni, perché è un lavoro proprio oggettivo sulle sensazioni. Lì ragazzi c'è poco da fare, nel senso il video vi faremo vedere come si fa, ma fino a che non lo Va sperimenterete, fatto. sì, va fatto proprio, perché sennò rimane mera teoria e rimane lì, insomma. E non solo va fatto, va ripetuto. Cioè, non basta una tecnica di difesa personale, non basta vederla e provarla una volta, va ripetuta, 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 fino a che non diventa un movimento, tra virgolette, automatico. Ovviamente vogliamo anche dire che non sarà un corso, una sequenza di movimenti muti, ma andremo a dare delle spiegazioni. Andremo anche a spiegare come si deve comportare Anche il l'avversario. cattivo di turno, ecco, mettiamo chi fa la parte del cattivo ragazzo. Andremo anche a spiegare come si deve comportare, perché è importante anche questo. Vogliamo anche rispondere magari a quelle che sono un po' le domande che ci arrivano più comunemente, no? Una di queste è, io farò la domanda e il maestro Riccardo risponderà. Una di queste domande solitamente viene fatta è: ma quanto tempo, no, anche sul fatto di quello che abbiamo appena detto, che ci va alla pratica, quanto tempo devo praticare? Perché io ho un lavoro, sono impegnato, ho una famiglia, già magari frequento un corso 2 o 3 volte a settimana, ma in realtà tu mi stai dicendo che la pratica deve essere continua e costante, ma io non ho tutto questo tempo, quindi quanto tempo devo praticare per ottenere dei risultati buoni, risultati Il concetto accettabili? della ripetizione del movimento è molto vasto. Il concetto è che dipende ovviamente da che esigenze hai e quante ore puoi dedicare alla pratica nell'ambito della tua settimana. Ovvio, è chiaro che se tu hai la possibilità di dedicarti, ritagliarti un po' di tempo al giorno, è molto meglio che ritagliarti un giorno solo con tanto tempo. Nello specifico, ti piace praticare solo la domenica, ti prendi 2 ore di domenica mattina, ti prendi il tuo materiale, te lo alleni e va bene. In quel momento però stai insegnando al tuo corpo delle cose una volta a settimana, quindi il tuo corpo, prima che lo istintivizzi, passeranno anni, perché ovviamente non avrà un'abitudine costante giornaliera. Quindi il consiglio che possiamo dare è sicuramente quello di ritagliarsi, anche fosse 20 minuti al giorno, anche fosse 15 piuttosto che 30 minuti al giorno, fare uno, due o tre esercizi, magari ripetuti per 5 minuti ogni giorno, diciamo un giorno dopo l'altro, senza strafare, non c'è bisogno di fare 6 ore al giorno da professionista, però quei 30 minuti al giorno di iperfocalizzazione su quell'esercizio specifico. Una volta che hai fatto questo e te lo sei portato avanti come una corretta routine, la cosa importante è portarti le informazioni che ti diamo a livello di gestione corporea, a livello di stabilità, a livello di movimento, all'interno della tua giornata. Sono tantissimi praticanti che ho conosciuto negli anni che hanno
migliorato gli aspetti anche esterni alla stessa arte marziale, quindi anche proprio il lavoro proprio la postura, chi guida molto, di ragazzi che per esempio guidano il taxi che hanno migliorato la reattività nella stessa guida perché hanno capito come impostare meglio la loro postura, quindi per rimanere rilassati, piuttosto che delle persone che lavorano magari in gastronomia, no? Sai, l'amico salumiere, no? Che con la pedana stava tutto piegato in questo modo e piano piano imparando a gestire la struttura, imparando a gestire il peso corporeo, ha iniziato a stare meglio anche a livello di spina dorsale. Quindi questo è molto molto importante, meglio 15-20 minuti al giorno tutti i giorni piuttosto che 2 o 3 ore nell'arco di una giornata soltanto. Questo è sicuramente molto molto meglio. E qua mi viene da aggiungere una cosa che è un po' lo sfatare quello che è un po' un mito, no? Ovviamente, come ha precisato il maestro Riccardo, tutto dipende dagli obiettivi che c'hai. Noi sappiamo che la maggior parte delle persone che si avvicina ad una disciplina ovviamente ha altri impegni e non è una priorità. Una cosa importante però che vogliamo dire, ma anche ai fini questo del benessere generale fisico, no? Al di là che una persona che pratica qualunque sport o qualunque attività fisica una volta alla settimana farebbe bene a ragionare un attimino, perché è più deleterio per il fisico che ci sono più gli effetti non buoni che quelli buoni. Detto questo, quello che ci tengo a sottolineare è il fatto che va bene se frequenti un qualsiasi tipo di attività sportiva, ma nello specifico parliamo della nostra attività, della nostra disciplina, 2-3 volte alla settimana all'interno di un corso. Ma forse è ancora più importante il fatto che poi anche quei 10, 15, 20 minuti, diciamo che tra i 20 e i 30 minuti al giorno sarebbe un'ottima routine di pratica, saranno quelli che faranno veramente la differenza, perché il concetto dell'allenamento esclusivamente in palestra, passami il termine, dovrebbe essere quello di sì, lì testo, apprendo nuove competenze, poi però, come dicevi poco fa, me le devo portare nella mia vita quotidiana. Ovviamente quello che invitiamo tutti quanti, senza l'ossessione, o quantomeno magari un'ossessione positiva, ecco, e senza troppe aspettative, a meno che non abbiamo degli obiettivi ben specifici, che normalmente un neofita però non ha. Ma che poi, se ci pensi, è un po' come le classi universitarie, no? Sostanzialmente hai le 25 ore di lezione frontale e dall'altra parte uno si aspetta che tu faccia 250 ore di lavoro personale. Esattamente lo stesso principio. Noi possiamo insegnarti per 10 ore, faccio un esempio, il programma di orientation potrebbe essere un programma che si può sviluppare nell'arco di 10, 15 o 20 ore. Una volta che tu hai queste informazioni, ti sei preso questo materiale, te ne serviranno almeno 90 o 100 per farlo tuo. Più o meno il rapporto è di 1 a 10, un'ora di informazioni e 10 ore di lavoro personale. Poi se tu le dividi nell'ambito quotidiano, 20 minuti al giorno, ti puoi fare tranquillamente i calcoli. Ovvio, è chiaro che se tu hai deciso di fare questo percorso in maniera più intensiva, perché vuoi proprio andare subito al prossimo livello, vuoi fare in modo che il tuo corpo lo comprenda, magari nell'arco di 2 mesi riesci a fare tutto quello che serve, perché magari la tua pratica giornaliera è molto più alta, la tua attenzione è molto più alta, guardi questo video 5 volte, no, consecutive, poi ti rimetti a praticare e trovi il partner e fai lezioni di gruppo. Insomma, ovviamente più tu dai e più ovviamente ricevi. Detto questo, vogliamo anche sottolineare il fatto di non avere un approccio troppo aggressivo all'inizio, ma di dare il tempo al nostro corpo di adattarsi, e vorremmo anche fosse chiaro questo concetto che se proprio non hai tempo è sempre meglio le 2-3 volte alla settimana in palestra piuttosto che stare sdraiato sul divano a guardare l'ultima serie Netflix. Ecco, questo vorrei sottolineare, non vogliamo che passi il messaggio che perché non è così, che per poter fare questa disciplina ci voglia appunto chissà quante ore di pratica. Ripeto, dipende, come diceva il maestro, dagli obiettivi che hai, ma la cosa più importante è fare il primo passo ed iniziare. Tanto e...